Ora si registrerà la conferenza. In questo intervento viene presentato un modello per la valutazione dei benefit economici connessi ad interventi di riqualificazione energetica. L'applicazione riguarda il patrimonio edilizio esistente del territorio italiano. Lo studio tratta la definizione degli obiettivi e le principali implicazioni pratiche del modello di valutazione, introducendo le criticità e le potenzialità delle condizioni di partenza e successivamente applicando le analisi su un caso studio, inquadrando le conclusioni e sviluppi futuri della presente ricerca. L'obiettivo del presente studio mira alla definizione di un modello per la valutazione dei benefit economici, in termini di convenienze degli operatori coinvolti, generati da interventi di riqualificazione energetica condotti mediante l'utilizzo del meccanismo del superbonus 110%. Altri obiettivi, oltre alla definizione del modello, sono stati la determinazione del differenziale di valore di mercato tra la situazione post-intervento energetico e quella ante-intervento energetico, considerando i costi di riqualificazione energetica con e senza superbonus. Un altro obiettivo è stato quello di determinare l'incentivo di break-even, considerando un margine univoco di profitto per un ordinario promotore dell'investimento. A livello di output, il presente studio ha elaborato una banca dati informativa in forma di abaco e delle mappe geografiche in due forme, mappe di convenienza e mappe di isoprofitto. La ricerca intende essere uno strumento di supporto per due gruppi principali: da un lato per gli operatori privati, andando a individuare le zone urbane per le quali si attesta una maggiore convenienza ad attuare interventi di efficientamento energetico, e chiaramente avere un maggiore controllo del rischio di investimento, e dall'altro lato per gli enti pubblici, andando in questo caso a enucleare le aree dove l'attuale incentivo del superbonus genera dei benefit eccessivi o addirittura non è sufficiente a garantire la fattibilità dell'intervento. In questo ambito, la ricerca mira a essere uno strumento utile per calibrare le percentuali di incentivo a seconda del contesto territoriale considerato. Il lavoro di ricerca è stato sviluppato considerando le seguenti condizioni di partenza. Attualmente lo stock abitativo italiano è prevalentemente caratterizzato da un elevato stato di obsolescenza. Inoltre, viene rilevata una diffusa scarsa capacità di spesa dei proprietari degli immobili da riqualificare e si rilevano, soprattutto negli ultimi anni, applicazioni di numerosi incentivi fiscali e in particolare il presente studio si concentra sull'attuazione del superbonus 110%. Il caso studio riguarda lo Stato italiano con le 20 regioni e tutti i 110 capoluoghi di provincia. Ogni capoluogo di provincia è stato analizzato per tre zone urbane, ovvero zona centrale, zona semicentrale e zona periferica. Lo studio ha interessato 3.300 appartamenti presenti in palazzine pluripiano da 3 a più piani, con un range di superficie da 80 a 120 metri quadrati. I fabbricati considerati sono in calcestruzzo armato e si rileva la presenza dell'ascensore. Il presente caso studio è stato organizzato per 6 fasi, definite come segue, e che saranno commentate sinteticamente nelle prossime slide. La fase 1 riguarda l'analisi del contesto di riferimento, considerando le caratteristiche principali del fabbricato. Sono state quindi considerate caratteristiche sulla tipologia edilizia che riguarda un edificio residenziale di 3 o più piani in calcestruzzo armato. La superficie media dell'appartamento tipo del caso studio è stata considerata pari a 100 metri quadrati. Inoltre, sono state considerate anche altre caratteristiche come la mancanza del piano seminterrato, un'accessibilità del cantiere normale e una qualità media delle finiture. La fase 2 ha interessato l'inquadramento territoriale dei campioni per la costituzione della banca dati. In particolare, sono stati considerati tutti i 110 capoluoghi di provincia italiani con 3 zone urbane secondo le fasce definite dall'Osservatorio Mobiliare Italiano OMI. A titolo esplicativo, viene rappresentata la divisione in 3 zone urbane della città metropolitana di Roma come capoluogo della provincia di Roma. Nella terza fase sono stati analizzati i costi unitari di ristrutturazione. Questa fase si rileva particolarmente interessante in quanto sono stati identificati degli interventi tipici necessari per l'attuazione del superbonus,
andando ad analizzare i costi unitari per la riqualificazione energetica mediante computi metrici estimativi reali. Per avere un panorama chiaro sui costi unitari per tutti i 110 capoluoghi di provincia, tali costi sono stati adeguati mediante il costo unitario parametrico rilevato da CRESME. A titolo di esempio, si indica una schermata di ricerca sul sito del CRESME. La fase 4 ha interessato la raccolta dati di immobili residenziali con i relativi prezzi di compravendita. In particolare, la banca dati contiene le informazioni per 3.300 appartamenti, considerando da un lato immobili con classe energetica alta, ovvero classe A, B e C, e da un lato immobili con classe energetica bassa, ovvero classe E, F e G. Per ognuno di questi gruppi, alto e basso, sono stati rilevati 5 appartamenti per la zona centrale, 5 appartamenti per la zona semicentrale e 5 appartamenti per la zona periferica. A titolo di esempio, si indica la distribuzione di 15 individui per la classe energetica alta per la città di Roma. Nella fase 5 sono stati elaborati i benefit economici. In particolare, l'elaborazione ha interessato la determinazione del differenziale di valore senza costo, considerando interventi di miglioramento energetico con l'incentivo del superbonus. Successivamente sono stati determinati differenziali di valore con costo, considerando interventi di miglioramento energetico senza l'incentivo del superbonus, e per concludere sono state definite le soglie di incentivo di break-even, considerando un margine univoco di profitto dell'investitore pari al 15%. Nella presente slide si indica uno stralcio della banca dati con l'elaborazione dei benefit economici. Nella fase 6 sono state elaborate le mappe tematiche dei benefit economici. A titolo esemplificativo si indicano due mappe di convenienza relative alla zona centrale della Regione Lazio con e senza incentivo superbonus e con l'indicazione della convenienza rappresentato nella leggenda tramite un gradiente colore. Con il colore più scuro si rappresentano i capoluoghi di provincia con maggiore convenienza. Le mappe di convenienza sono state elaborate a livello regionale, mettendo in confronto i capoluoghi di provincia della stessa regione. Nella presente slide si indicano delle mappe di isoprofitto per le tre zone considerate, centrale, semicentrale e periferica. Le mappe di isoprofitto sono state elaborate considerando dei raggruppamenti di regioni. Nelle illustrate mappe vengono rappresentati i valori di isoprofitto con diversi colori. In particolare, con il colore blu si rappresentano i capoluoghi di provincia per i quali il superbonus non risulta necessario per effettuare gli interventi di miglioramento energetico. Con il colore arancione, relativi gradienti, si rappresentano i capoluoghi di provincia per i quali la misura del superbonus risulta necessaria, ma in misura variabile da 0 a 110%, considerando in questo caso quattro cluster di riferimento. Con il colore bordeaux si rappresentano i capoluoghi di provincia dove la misura del superbonus 110% risulterebbe insufficiente. Il presente studio ha svolto analisi di sensitività considerando 5 margini di profitto, ovvero 10, 12, 15, 17 e 20%. Tramite i grafici elaborati sono stati analizzati gli andamenti dei valori sulla necessità della misura superbonus e il numero dei sopralluoghi interessati. Il seguente lavoro ha interessato un'implementazione automatizzata in BIM del modello di valutazione proposto. A titolo esemplificativo si rappresenta il flusso di lavoro eseguito, considerando una modellazione informativa in ambiente authoring e successivamente integrando la parte 3D con la banca dati sviluppata. Il presente studio ha definito un modello per la definizione dei benefit economici, offrendo all'osservatore una possibilità di verificare a livello visivo le situazioni di maggiore e minore convenienza. Risulta quindi uno strumento di rapida consultazione e interpretazione dei risultati. In maniera diretta si evidenziano le condizioni di convenienza in termini di differenziale ante e post intervento. Tramite le mappe di isoprofitto è possibile individuare in maniera rapida le zone dove le soglie di incentivo assicurano la fattibilità dell'intervento. Il seguente modello valutativo rappresenta sviluppi futuri come l'applicazione e l'implementazione del modello ad altre tipologie edilizie. L'analisi di altre tipologie di benefit, come ad esempio risparmio in bolletta e interventi di miglioramento sismico. Inoltre, l'automazione del processo potrebbe interessare una completa integrazione nell'ambiente BIM. Chiaramente, l'utilizzo del modello valutativo con la metodologia definita potrebbe essere applicato anche in altri contesti territoriali.